questa è la nostra seconda finalissima, quella riservata ai senior per quanto riguarda il festival Voci d'Oro 50 anni dintorni. Eccoli, applauso per i nostri grandi protagonisti di questa sera, fantastici, favolosi. Allora, ma è anche il momento di lanciare la nostra sigla, giusto? Giusto Mari? E allora, 1, 2, 3, sigla! Io sono Mario Di Stadio, vengo da Torino, sono qui come imprenditore, per ovvie ragioni non mi occupo solo di musica, la musica per me è il sogno nel cassetto, non penso, non solo il mio, qui faccio quel che posso. Allora ferma il tempo, allora ferma il tempo. Come dirsi di no senza guardarsi in faccia. Ciao a tutti, sono Laura Vali, vengo da Roma e partecipo al festival 50 anni e dintorni nella sezione categorie senior e porto il brano Disarmata scritto insieme a Carla Sanna. Che cos'è per me la musica? Beh, rispondo io con una domanda: si può vivere senza aria e senza acqua? Beh, per me la musica è questo, io non potrei vivere senza di essa. Un aggettivo che descriva questo festival, beh, potrebbe essere lo stesso aggettivo che direi di me. Io sono qui disarmata davanti a te, dentro un solo istante, tra paura ed amore. E sono qui e non c'è dentro un solo istante più alcuna convinzione. Disarmata davanti a te. Buonasera. Buonasera. Siamo Fabio e Vanessa, siamo un duo nella musica e una coppia nella vita. Per noi la musica è anche terapeutica, perché attraverso la musica possiamo trasmettere tutte le emozioni che abbiamo dentro, per cui è molto salutare, ci fa bene. Ma la vita viviamo che rinascerà, sveglia, c'è bisogno di credere, di non lasciarsi comandare dal destino, sveglia. Io sono Luca Bragazzi, cantautore, e anche quest'anno presento una canzone nuova dal titolo Regaliamoci. Perché regaliamoci? Perché è una canzone che non intendo fare dei regali, e almeno regalarci, io mi regalo a te e tu ti regali a me. Fuori di qua, regaliamoci, intimi in questo silenzio, regaliamoci con un sorriso, tutto qua, regaliamoci, immagina come sai fare, regaliamoci le mani nostre, se ti va, regaliamoci. Ciao a tutti, sono Patrizia Esposito, in arte mi chiamo Noal,
ho, non dico quanti anni ho perché sono tanti. E la musica mi piace da impazzire, direi che non è la mia vita perché prima ci sono altre cose, ma è una cosa che completa, insomma, la musica completa tutto ciò che mi circonda. E se ancora non sai chi sei, cerca meglio e vedrai, riuscirai. Riuscirai a spostare le montagne davanti a te, spezzerai i legami, i legami che ancora hai. Ciao Italia, sono Néstor Michel, participo nel 16 Festival Voce d'Oro, 50 anni, sono un cantautore. Hoy presento una canción de un amigo mío en Cuba, Rigoberto Queja, son operario en Italia, en Cuba facevo il cantante. Un gran beso all'Italia. Ciao a tutti. Vestida de blanco, como si fuera un santo, está ocultando una pena, está ocultando una pena que tienes que pagar. Salve, io sono Nicoletta Salsa, vengo da Novara. Di professione sono un'insegnante di inglese e se devo rispondere alla domanda che cos'è per me il canto, direi che è una scoperta che faccio ogni giorno. Grazie. Mi chiamo Leopoldo, il Mordino, e vengo dall'estero, faccio musica da tanti anni, faccio musica medievale, specialmente nel canto gregoriano, poi la musica dell'undicesimo al quindicesimo secolo e faccio anche il canto classico, un po' di canto classico di tenore e contralto. E poi la musica per me è una cosa meravigliosa, è sempre stata meravigliosa per me la vita. E uguale alla donna, uguale all'universo, sperando che resterà sempre bellissima cosa per tutti quelli che amano la musica. Viviamo nei carici che la bellezza infiora e l'ama fuggevo l'ora sine pria voluta. Viviamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente fa. Buonasera, io sono Roberta Citti e vengo da Lucca. E il canto per me è una grandissima passione e di lavoro faccio l'artigiana. Ora che non avrei più paura di soffrire ancora e dormi tranquillo e stai lontano dai miei sbagli, intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti e dimmi. Ciao a tutti, sono Silvio Garro, vengo dalla provincia di Cuneo, sono cantante dilettante, anche se ho un'orchestra mia e mi trovo qui perché la mia cantante mi ha iscritto a questo concorso. Ciao a tutti, grazie. C'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Buonasera, sono Barbara, vengo da Prato, che faccio nella vita? Beh, faccio la cantante, beh, per me la musica è vita, è tutto, sono felicissima di essere qui alla finale di questo bellissimo concorso e che dire, in bocca al lupo. Ma io ti penso e ti voglio lo stesso, voglio morirti addosso perché addosso a te sto meglio.
Ciao a tutti, mi chiamo Nicola Lividis, vengo da Forte dei Marmi. Sono tanti anni che canto, da piccolo, diciamo da 10-12 anni. E canto per divertimento e a me piace tantissimo cantare. E spero che stasera vada bene, insomma, qualcosina, se si riesce. Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Ciao, sono Gianluca Niccoli, vengo da Mozzumano Terme in provincia di Pistoia, lavoro nel settore delle coibentazioni termoacustiche. E che dire, per me la musica è sempre un'emozione, è una medicina contro lo stress quotidiano che dà la vita. Viva la musica! E adesso spogliati come sai fare tu, ma non illuderti. Sono Anna Maria Di Monte, vengo dalla provincia di Bergamo. Cos'è la musica per me? La mia vita, da sempre, da quando esisto, fa parte di me, è amore, gioia e felicità. E che miseria, che tormenti, che inquinamenti, ho voglia d'essere in balia di una grande follia e non pensare più né a me né all'io. Addio. Buonasera, mi chiamo Maurizio Galleni. Ho 40 anni, è il primo anno che faccio questo concorso, a mio parere è molto bello. Diciamo che per me la musica è tutto, perché ho molta passione, sto da anni che studio anche il canto lirico, e ogni volta che canto per me è anche un modo come, cioè, liberarsi da, diciamo, dalle cose quotidiane. Spero stasera di fare una buona prestazione, anche per fare buona figura e niente. Saluto. Se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che udir potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Mi chiamo Cinzia, sono nata a Torino, abito qui a Montecatini, ho fatto da tanto tempo il piano bar, 25 anni che faccio il piano bar, quindi è un po' il mio lavoro e la musica mi aiuta a esternare quello che sono e quando canto do me stessa e sono me stessa e mi riempio in tutto e per tutto. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare, stare in disparte a sognare, non stare a pensare di appena. Non voglio mica la luna, chiedo soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo, più tempo. Allora, io sono Claudio Casolaro, sono alla mia 14ª edizione, alla mia 14ª partecipazione su 16, partecipo a questa finale e sto avendo negli ultimi tempi molti consensi perché sono riuscito a togliermi la soddisfazione di realizzare un CD e
niente, vedo contenti molte volte le persone che non hanno molto da sorridere, e per me è la più grande soddisfazione, far sorridere chi non ha tanto da sorridere. Vivendo la vita che non ha, e il cambio del tuo inferno, ti do due anni, sai, ai, 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 na, 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 na. La mia felicità, ti do quello che mono, di santo non ti dà, e vivendo, e già. Buonasera, sono Gabriella Livi di Pistoia. Per me la musica è una terapia a tutti gli effetti. Grazie, buonasera. Argentina, mio popolo re, che hai fatto di me una stella, una star. Voi non sapete i vestiti che indosso non sono bastati a darmi un'altra identità. Salve, sono Maria Cristina Ripamonti, vengo da Roma e da 3 mesi sono felicemente autopensionata, quindi posso coltivare le mie passioni, tra cui ovviamente il canto, che ho sempre avuto come passione. Niente, ringrazio la Medistar per avermi dato questa possibilità di vivere le emozioni che grazie al cielo non hanno età. Grazie. Live to find a king on the hill, head of the list, cream on the crop with the top of the hill. Buonasera a tutti, mi chiamo Felix Guevara, faccio in la vita il metalmeccanico, ho la passione per la musica e mi piacerebbe fare molta esperienza per quanto riguarda al mondo musicale. Ho fatto degli studi musicale così, e ho fatto dell'esperienza teatrale e nei concerti eccetera, e quindi vorrei fare una buona interpretazione questa sera. Grazie e buonasera. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il cuore, ormai non sentesi felice a pieno, chi su quel seno non li vale. La donna è mobile, qual più mal vento, muta l'accento e di pensier. Ciao, mi chiamo Stefano Ronchi e vengo da Venezia. Concorro per la sezione senior interpreti e... che dire, nella vita faccio l'impiegato nell'attesa di lavorare tutti i giorni con la musica. Questo è il mio obiettivo che mi sono posto. E che cos'è la musica per me? Per me personalmente la musica è tutto. E in generale credo che sia il veicolo di comunicazione per eccellenza. I gotta be cool, relax, get in and get all my threads, take a backseat, reach out, go have a long ride on my motorbike, cause I'm not ready, trying to think of love. Forza su! Salve a tutti, sono Tatiana Paggini, arrivo da Livorno. Che cos'è il canto per me? Il canto è un modo per uscire dalla routine di tutti i giorni. Il canto per me è emozione, cerco di dare emozione e questo mi piace farlo. Quindi viva la musica! Pensando chissà dove, chissà perché finì un giorno i vecchi amori, si dicono l'età, dolcissimi rancori ed altre verità, chi siamo noi? Ciao, buonasera a tutti, mi chiamo Gianluca
Laura Facchini e sono rimasto così, nella vita faccio l'architetto e canto puramente per divertirmi e niente altro. Give the word, I'll play the game, as to that's how it ought to be, because I'm easy. Don't leave me down if there's nowhere for you to take me. If loving you will have to be a sometime things, I can put bars, throw light at mine. My love is something I can hide. It's still hard when I recall the times I cried. Sono stati tutti bravi, io mi sono già espressa. Bravi due vincitori assoluti, e c'è un parere unanime da parte di tutta la giuria, per cui siamo d'accordo su tutto quello che è avvenuto. Una bella giuria tecnica, dei colleghi meravigliosi, un presidente bravo. Grazie Maestro. Si dice il vincitore assoluto è... c'è la musica. Nicoletta Salsa! Vincitore assoluto per quanto riguarda l'edizione 2013. 5 per vittorie, voci d'oro. Non è più uno solo, ora sono due. Tutto insieme una volta sola, Nicoletta. Quello non era successo in anni, tentativi. Non potevo chiedere di più. Io l'ho fatto. Scusatemi. Io quando canto, in realtà canto non tanto da bambina, ho iniziato dopo, forse l'ho scritto, per uscire da certe così turbolenze adolescenziali. Però quando canto penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti ascolta. E tu ci sei arrivata, vai. Credo sia alla grande. Più bella. Nicoletta Salsa, vincitrice assoluta.